hundred times for avenue to score. Thank you.
nella mia stanza l'odore di noi che non passa mai, che lentamente scivola come pioggia su di me e mi bagna la faccia, lascio un sonno perfetto di sorriso distrutta. Sono pazza, lo ammetto, amore, 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 andiamo via. Chiudi gli occhi, non mi importa, ma non vuoi, torna tu sei, già andata via. Ora sono qui tra le cose da fare, io cerco la calma, vivendo la normalità. Nei messaggi nascosto il bene che sento riempie, ma ogni so già, e noi siamo io. Che non vuole chi pretende. Quando si metta mi ricorda da una mesa la mano pronta. E a mattina quando se ne va in campagna, se va a fare il bagno ad una bacciolagna. E quando una nasce nuda la nebrona, all'occhiate tutto qua panarenda, mamma dei quanti trappanica. Quando si va a fare una fogata, sarà lì la casa niente scombinata. A parte fatto tutto con madame e rota, chi sta notata pura che non si andrà a fare. Intanto facciamo un applauso a Rocco. Apri. Posto. Avanti, si vergogna. No, non vedere. Occorre la vergogna. Quello che devo dire, ruotamando da dietro è meglio. No, di una roccia, è sempre una cosa. Allora, vi ringrazio della vostra presenza. Molte grazie. Solo che adesso avete sentito una bellissima canzone. Un dolce, diciamo a noi, adesso sentite l'amaro, perché vi devo dare una notizia che forse, io dico un'altra volta, forse, l'anno prossimo tutti questi eventi che io ho fatto sia l'anno scorso e sto facendo quest'anno, può darsi che non li faccio più. Il motivo ve lo spiego adesso. Se uno non mi conosce, vi dico chi sono io. Allora, io ho vissuto via Izzo, via Madonna delle Grazie. Dove sta la Madonna? Lì sono nato, cresciuto, pasciuto. Che la Madonna effettivamente è metà di casa nostra, dei miei genitori, e metà del castello. E la Madonna delle Grazie è fatta tantissimi anni la festa, tranne mio padre, e il 1959 l'ho fatto anch'io, poi il 61 venendo in Germania. Adesso che sono tornato la sto facendo di nuovo, sì, l'anno scorso e quest'anno. Però le critiche sono moltissime. Cominciamo già da oggi, non mi voglio dire, e cud un fierflato non vado a mettere, che da oggi non vado a mettere, e così con là. E cud la voce oppure la musica è troppo forte. Insomma, non vi voglio dire, sono cose incredibili, però non tutti, e come si dice un proverbio, per il brutto patisce il cattivo comando, e purtroppo un cattivo va a fare il cud buon che stanno qui in mezzo. Mi dispiace anche per loro, però quando io devo pagare tanti soldi, tutto di tasca mia, ve lo dico, perché il comune a noi non dà niente. L'anno scorso, se vi ricordate bene, su questo palco, il giorno di domani, il 3 luglio, che facciamo il primo anniversario, salì
il signor, diciamo signor, che è assessore della cultura, e disse: sto vedendo che state facendo cose belle, cose buone, vi spetta un contributo che vi spetta il 50%, lo stiamo sognando, vabbè, a prescindere da questo, a prescindere da questo, ma per avere una, solo una parola, approvazione, la domanda che io feci sia l'anno scorso che quest'anno, l'anno scorso il 4 gennaio, per fare tutti gli eventi 2016 che bisogna farlo. Per avere quella parola approvazione, arriviamo agli ultimi scocci, agli ultimi giorni. Quest'anno è successo lo stesso. Feci la domanda protocollata, tutto eccetera, eccetera, il 30 gennaio, e per avere quell'approvazione che loro dicono sì, che puoi fare questi eventi, abbiamo fatto discussione fino alla settimana scorsa. Per mettere quella parolina approvata, volevo pagare anche il solo punto. Perché? Perché quando si fa una domanda, giustamente mesi prima, che c'ha il contratto mio già per tutte le manifestazioni, e rimandano a terra, quelli possono andare anche a lavorare altrove, a prendersi un altro impegno, eccetera, eccetera. Dunque, visto e considerato che le cose stanno così, non conviene, oltre che io pago tutto e non mi danno niente, mi fanno tante difficoltà avanti indietro per i documenti, per... non vi voglio dire che cosa succede, per avere quella piccola parola approvazione. E su questo sono stanco, perché non sono calcolati io, non dico personalmente, ma l'associazione degli immigranti, che stanno aspettando già da quando l'ho aperta, che dopo due mesi lo devono chiudere. Sono delusi loro, sono tutti delusi, perché domani facciamo due anni e sta ancora aperto e rimarrà aperto, anche che loro vogliono mettere sempre il bastone in mezzo alle ruote. Secondo me le cose che ho fatto io, ve lo racconto, tanto una canzone di meno, non le ha fatte nessuno. Vi spiego, un paio di decenni fa, qualcuno se lo ricorda, ero io anche nel comitato di San Rocco, e un anno fu fatto a San Rocco con due luminarie, sarebbe a dire due illuminazioni, due ditte, la ditta Fagnuolo, sono milionari di Valenzano, e nemmeno quelli che stanno all'estero vengono, che fanno tutti gli sgradassi, che poi appena sei mesi in America sentiti di yeah, che poi sotto, non voglio dire che non voglio offendere nessuno, ma quelle che ho fatto io non è stato capace nessuno. Quest'anno ho fatto delle cose nuove, cose che non l'ha fatto mai nessuno. Per esempio, in questa piazzetta qui, da quando è stato costruito Valenzano, non è stato mai fatto un luminario o qualche cosa simile. Ho fatto delle cose nuove, che perché mi fu detto da certo signore che comanda: l'anno prossimo siete morti, non farete mai più una festa. E quest'anno ne ho fatte di più ancora. Vi spiego. Giovedì Santo, non è stato capace nessuno di mettere i misteri tutta la notte, quelli che sono rimasti fino alla mattina, che poi sono andato alla processione. Tutto si può dire, e io ho pagato due vigili di Monte Alpoli, sono state tutte la notte. Come stamattina è successo che se n'è andata la linea, stavamo facendo le prove con Fagnuolo e poi la linea se n'è andata, la colpa ce l'hanno data a noi, e non è vero. Dunque fanno solo le critiche. Se io faccio le cose buone e poi devo essere criticato pure, non vale la pena. Secondo voi le cose che ho fatto fino ad oggi sono state bene oppure male? Inoltre, più forte amico. Inoltre, è stato capace nessuno di fare le cose che ho fatto io, cose nuove che non le ha stato capace mai nessuno di farle?
poi domani vi racconto anche per il fatto dell'associazione degli immigrati. Io voglio soltanto una cosa, che vi divertite. Non occorre che mi odiate per questo, perché vi ho detto quello che è la verità. Forse, se esiste quel che esiste oggi, esiste l'anno prossimo, non farò più niente. Mi avete capito? Se uno è un po' intelligente, mi ha capito. Molte grazie. Brava Rocco. Più forte l'applauso per Rocco.
qualcosa di male, no. Le botte di piripicche per togliere i malocchi d'addosso, perché le malezze che teniamo sopra la vita nostra sono talmente assai, è vero, fiori fresco, e dagli una botta. Allora, voglio dire, la prima cosa che ti voglio specificare a tutti voi, che siete un pubblico eccezionale, il sorriso, che uno si fa una risata, è la vita bella, porta la serenità nella famiglia, la serenità nella piazza, la serenità o marito, la migliore, o figlio, un piccolino, senza sorriso non è famiglia. Il sorriso fa bene alla salute e ci fa un bacio alla formaggine. E bene, signora, lei, signora, mi piace che sorrida la signora, ha saluato e ha guardato, dagli una botta, o presente di vivo, e tre botte a chi lo vuole male, cinque botte a chi vuole male l'associazione migrante. Perché sapete una cosa? Che questa festa che si fa stasera è una festa che rimane nel cuore della gente. Perché prima Valenzano aveva un grande programma di queste feste. Si faceva la Madonna della Grazia, si faceva il San Pietro, si faceva la Madonna della Croce, si faceva il San Michele, si faceva i Santi Medici, si faceva il Sant'Antonio, il San Rocco, tutto quello. Adesso, per prendere questa cultura, e allora c'è successo, la gente è fatta in modo che è sempre da criticare, e che sì, e che già, e pipì, e babà, babà, ah basta. Allora mettiamo il pane di migrazione, che pagano di tasca loro, non hanno niente da nessuno, a quando arriva che deve dare un contributo a noi, i migranti, forniscono soldi, hanno stone, allora noi siamo più forti, perché queste cose li vogliamo, e se li vogliamo facciamo un applauso! A posto! E dando una botta ce ne è battuto la mano, no? Praticamente, molto bello, mo per la festa San Rocco. Allora, il comitato festa, prima diceva che erano plastiche che non baiavano, un loro avevano plastiche, ma non so pure il paese, che sta a meno pire per me. Io rispondo in docitop, mamma non c'è. E a quelli, quando deve venire domani, poco domani, mamma sta a farsi la doccia, dagli una botta. A quali amore? Dice, vieni domani che c'è mio marito. Bella da dico, il povero di niente piano la pepe, povero 5 euro. E siamo diventati così egoisti della vita. Facciamo finta che abbiamo pieno gelato. Contribuiamo alla festa di San Rocco, perché è la festa del paese, la festa che dà gioia per tutta Italia, parlo di Valenzano, di questa festa. Non vorrei che la festa di San Rocco cade giù e poi balzare, se c'è giù, non ce n'hai, ma sì, fortunato, sì, dove vanno tutto bene, andiamo a tirare sotto sotto qualche male, noi gli diamo due botte da sotto. Allora maestro, mi ripiccio, mi fa ascoltare la voce stasera, la canzone più bella del mondo, e tutto c'è la bicicletta di mio marito, madonna. Allora aspetta, Vito. Ti do il gelato. Ciao signora, come stai? Stai bene? Mangi una botta, no? Cioè, non fumare che fa male. Però, sta parlando proprio lui. Io la mangio la ciminiera. Allora, scusa, ma stasera tutto il rosario stai dicendo? Sì, allora sentite questa bella canzone. Si chiama La bicicletta, Maria, tu c'hai la bicicletta. Vito, se attenzione, che dovessi far come Gianni Morandi. No. Io sono equilibrato, non preoccupare. Hai equilibrato? Sì. Ma le pretende ce le hai? Che sì. Tu c'hai la bicicletta? Sì. No, ma tu c'hai rinnovata la bicicletta. A te la bicicletta. Cartetta della scala. Signora, lei la rossa, signora, la bicicletta ce l'hai?
la rosa. La bicicletta la ce rosa. L'ha. Ho capito, tagliare la bicicletta ce l'ha. No, se la, no, ce l'ha la bicicletta. No, ha detto no. No. Madonna me. Dagli una botta. Oh. A botta. Non c'ha la bicicletta, ma tenuta in tempo. Dalle belle. Dalle belle. Allora, maestro. Ci siamo. Però. Ma perché mi state coinvolgendo in questo? L'hai sempre fatto. Devo battere le mani. La bicicletta mio marito no e tutto vai e tutte della bicicletta mio marito no c'è tu marito me la bicicletta la metti la fama la metti tu e pompelle tutte tu awe attenzione, piano piano, sotto sotto. E tutti c'hanno il forno, il mio marito no. E tutti c'hanno il forno, il mio marito no. C'è tu marito me, un forno me che è, la fada la vita tu, è un problema tu. Non la scopri elettrica. Thank you.
Thank you.
pure stasera, con altri brani naturalmente. Poi sabato prossimo facciamo la prima volta il karaoke. Quelli che vogliono venire, che vogliono cantare, si vogliono dimostrare per me, sta scritto su, e faremo una serata grandissima lo stesso, come stasera, e adesso, e vedete quello che succede adesso. Molte grazie a te. A tutti si sono le nuove
se come ti va così a me, uomo recinte e femminilità, e se non avessi il male, tu ti capirai che c'è se ti si più, e la successa voce da me, senza che devi morte, ma c'è una cosa morte, e sono trascuro il grado. Musica, musica, fa venire molto onore, stasera mi fa sonore. No, signora Fogato, signora mia, non mi metti di scuola. E sono salvata ancora tutto il cuore, e sono vogliata a volare, morire di me. Ma la cosa è buona, lo sai, la mamma tua amore ti dà, e meglio se ne parare sabato. Sono padrone di San Giorgio, ma ti chiamo ancora Giorgio, chiamo Giorgio, rinvasciamo dire, dice ma non lo vuole, ma basso, se me la figlia vuole, te ne sospiri, so, vuoi mi guardare, sono padre, sono comando, avvocato, si usa un po' del ragazzo di calore. Già capito, se stai anche in me, se tu ti lascio andare, voglio sentirlo dire da te. Thank you.
tempo passerà, un anno non un secolo. Oh,
come ti spiego. Come mi piace una ragazza dopo che aveva pianto. Si stringe la voce e comincia a cantare. Times for I've knew the score.